Cari amiche e cari amici del Clan Georgici, ben ritrovati anche oggi in vivaio, puntata importantissima, direi indispensabile. È venuto a trovarci di nuovo Stefano di Fitoguard, brand di New Farm, e in particolare anche oggi siamo qua per capire come utilizzare questi prodotti naturali del mio orto bio su un target, su un nemico importantissimo che affligge le nostre piante ortive, ma anche ornamentali. Ho qua una calatea parassitizzata da acaro, da ragnetto rosso, e quindi ti ho chiamato per chiederti una mano. Ne soffrono tantissimo anche le mie piante di pomodoro a volte, e quindi ne parliamo un pochino insieme. Ci spieghi come utilizzare i prodotti per sconfiggerli. Lo facciamo insieme dopo la sigla. Stefano, prima di lasciarti la parola faccio una piccola introduzione, perché in realtà io e il Clan Georgici abbiamo già sviscerato tempo fa la questione degli acari. Vi lascerò il video qui sopra. Ai tempi io avevo proposto una lotta di tipo chimico, ma sappiamo che da qua in avanti il chimico sarà, la lotta tradizionale sarà sempre meno a disposizione dell'utente finale, del privato. E di conseguenza dobbiamo abituarci a imparare a controllare questi parassiti con i prodotti naturali del mio orto bio. Qua ho portato una calatea, ma poteva benissimo essere, ti dico, una pianta di pomodoro, dove abbiamo quello che abbiamo imparato a essere la triade dei sintomi che ci caratterizzano: la presenza dell'acaro, le decolorazioni puntiforme sulla foglia, le ragnateline fitte, dove a volte troviamo anche qualche acaro scorrazzare. Non è un insetto, l'acaro, ricordiamo, è un aracnide, però comunque un artropode. E poi, ovviamente, anche se piccolini, si vedono sguazzare qua sulla lamina fogliare gli adulti di colore arancio, rosso in questo caso. E quindi questa pianta indubbiamente ha un'infestazione. Come dicevo, in casa ultimamente, visto che ci sono alternative naturali, cerco di usare meno chimica possibile e non voglio assolutamente invece utilizzarla sulle piante da orto, come dicevo, il pomodoro. Siamo in una situazione di temperature alte, caldo e siccità ricorrenti, e sono l'ambiente ideale per l'arrivo degli acari, soprattutto se lasciamo un pochino a secco le piante. Noi avevamo imparato un pochino questa cosa importante della prevenzione per il ragnetto rosso, quindi la bagnatura delle chiome può disincentivare l'arrivo, l'insediarsi dell'insetto, vero che poi porta anche magari una serie di altre problematiche tipo malattie fungine, eccetera, eccetera, quindi non sempre è una gran figata farlo. Però io ti volevo chiedere un po', secondo la tua esperienza, come potremmo utilizzare i prodotti, il mio orto bio, per risollevare le sorti di questa povera calatea. Beh, allora Seba, hai detto bene, il clima gioca un ruolo fondamentale. Se non piove da settimane, soffriamo di un'umidità pazzesca, cioè la classica afa estiva. Fa molto caldo, gli artropodi, o meglio gli acari, trovano terreno fertile. E quindi sostanzialmente, essendo anche invisibili, perché poi ad occhio nudo si fa fatica, tu hai detto vediamo eventuali elaborati dell'acaro stesso, che potrebbe essere un'elaborazione sericea, cioè la classica ragnatela, piuttosto che, però vediamo la lesione. Quando vediamo la lesione sulla foglia è già, È già diciamo, uno tardi. stadio piuttosto avanzato dell'infestazione. L'acaro ha già colonizzato la pianta. Abbiamo fatto eventualmente poca prevenzione, quindi hai detto bene, il clima caldo, umido, ma anche poco piovoso ci deve far raddrizzare le antenne. Quindi la pianta in quella fase è particolarmente vulnerabile, suscettibile all'attacco di acari. La prevenzione, non andrei tanto a bagnare la chioma per gli effetti che poi hai detto, cioè andrei ad invocare altre patologie fungine, quindi altre problematiche che possono essere anche più difficili da debellare. Dobbiamo agire in prevenzione con interventi frequenti utilizzando degli estratti vegetali che ci danno una grossa mano. Gli amici del mio orto bio conoscono un po' la nostra filosofia, cioè l'utilizzo di miscele ad azione sinergica tra di loro che ci permetteranno una copertura prolungata. Questo
quindi vedo già Seba che ti stai preparando, sei impaziente nel ottenere la miscela. Sul pomodoro mi capita tantissimo quando proprio non do da bere alla pianta. Se col caldo la terra si asciuga, la pianta va un attimo in stress idrico, mamma mia, sti acari mi arrivano sempre. Non lo so, io vorrei un attimino che mi illustrassi questi tre prodotti che mi hai portato oggi su mia richiesta, sapendo di dover aiutarmi con l'acaro. Il primo che mi hai portato l'avevamo già visto in un video precedente con rosmarino, mi sembra l'abbiamo utilizzato. Hai ragione, sì, l'abbiamo visto con rosmarino, è una miscela di 8 differenti oli di natura alimentare che hanno delle proprietà non solo insetticide, cosa che avevamo visto per i parassiti del rosmarino, ma questi oli vanno in qualche modo a creare una patina che non permette agli acari di respirare, quindi sostanzialmente sfruttiamo anche non solo l'azione insetticida ma anche acaricida. Poi hai preso l'acaricida per eccellenza, che è l'estratto di ortica che in qualità di sostanza di base lo riporta anche sul fronte dell'etichetta, l'azione acaricida, contiene acido formico, quindi sostanze particolarmente urticanti per gli acari che non possono far altro che abbandonare la pianta alla ricerca di lidi più tranquilli. E ti propongo un'anomalia dal punto di vista della difesa antiparassitaria, che è la propoli. Noi la propoli la utilizziamo come disinfettante sì. Ha delle blande azioni antifungine, ma te la voglio portare all'attenzione anche in qualità di acaricida, perché in miscela con questi due formulati ci dà sicuramente un'azione più di spicco, risalta un po' l'azione di questi due. E poi ho citato non solo la pianta ornamentale ma anche eventualmente le orticole, e sappiamo che in fioritura spesso gli acari poi si manifestano in concomitanza alla fioritura, abbiamo visto il pomodoro ma possiamo prendere anche altre orticole, la propoli è una delle sostanze che in fioritura va applicata, anzi ci dobbiamo sfogare durante la fioritura affinché vengano richiamati insetti pronubi, insetti impollinatori, e ci dà un'azione protettiva proprio in una fase straordinariamente delicata della pianta come la fioritura. Ma perché poi, non lo so, questa è una cosa che ti chiedo, magari ricordo male, ma la propoli ha anche una funzione di incentivo all'aumento delle difese naturali della pianta? Guarda, sono innumerevoli le funzioni della propoli. La prima, diciamo, noi lo utilizziamo quando abbiamo del mal di gola, sì, no? Sì, abbiamo esatto. Delle caramelline alla propoli, quindi quando abbiamo mal di gola abbiamo un'infiammazione sostenuta da microbi, batteri, quindi l'azione, chiamiamola disinfettante, protettiva della pianta contro microbi è assolutamente importante, e quindi eventi precipitosi, speriamo di no, ma anche una grandinata, una ferita da potatura, l'intervento con la propoli è fondamentale per avere una protezione. In fioritura non solo ci stimola l'impollinazione, ma ci stimola pure l'evento che porta poi dopo la fecondazione all'ottenimento di quello che sarà il frutto, quindi ci stimola l'allegagione e la crescita del frutticino. Abbiamo un'azione anche fungicida, blanda, ma funghi, per esempio l'oidio, che magari vedremo successivamente, ci dà una copertura molto molto incentivante sotto questo aspetto, e poi altre innumerevoli caratteristiche positive. Sì, anche cicatrizzante, dicevi, dopo le potature, eccetera. Dopo una potatura, dopo anche un evento... Danno meccanico, ma anche dopo forte stress da vento, per esempio, dove i tessuti si indeboliscono, ha un'azione cicatrizzante che è molto significativa. Perfetto. Io direi, abbiamo già parlato anche di questi prodotti nei video precedenti, io magari ve lo lascio qua. Tra l'altro l'ortica mi sembra che l'abbiamo utilizzata sia sul rosmarino che anche per il controllo degli afidi. L'ortica, diciamo che porta in dote sia l'azione acaricida che vedremo in questo video, ma anche l'azione fungicida e insetticida, quindi diciamo che ci permette una copertura prolungata, ma anche nel momento del bisogno, quindi se ti ricordi abbiamo visto sul cespo di insalata che era abbastanza messo male, ma comunque orticole, piante da fiore, piante da frutto, l'ortica ci dà una grossa mano contro questa tipologia di insetti, specialmente quelli che sono zona di linfa.
Io direi che possiamo passare a shakerare. Passiamo. Benissimo Stefano, io come sempre non vedo l'ora di fare le nostre miscele, è una cosa che mi diverte tantissimo. Partiamo con Otto sì. Mix. Otto Mix Oil, lo vogliamo ricordare, Seba, abbiamo un mix di 8 differenti oli, ti consiglio sempre una shakerata prima di prelevare i famosi 10 ml per ogni litro di soluzione. L'azione è insetticida anche in questo caso ad ampio spettro, ma soprattutto contro gli acari ci dà quella frazione acaricida molto molto interessante. Ottimo. La propoli, che faccio, propoli. Okay. Sempre 10 ml per litro d'acqua, quindi è tutto riportato in etichetta. Non poi sulle confezioni hanno tanto dosatore, ma vedo che ma io mi sono attrezzato a fare il figo. Anche perché sei amante della manualità, ti muovi of course con dimestichezza. E quindi la nostra miscela sta per essere ultimata con l'ortica. L'ortica che voglio ricordare, il dosaggio è 1 a 5, 100 ml di estratto d'ortica ogni 500 di acqua. Noi facciamo sempre il nostro litro. Noi faremo sempre il nostro litro, quindi arrotondiamo con vado a 200, 200. Vediamo di non far danni. E poi a questo punto, sono un po' maldestro oggi, mi spacco tutto. Ti emoziona la manualità. Sì, aggiungiamo acqua a temperatura ambiente a filo fino a raggiungere il nostro litro di soluzione. Anche qua Stefano mi sembra che siano amalgamati benissimo gli ingredienti. L'importante è che l'emulsione sia omogenea, ma nonostante siano oli si diluiscono perfettamente in acqua. Classico nebulizzatore, capacità di 2 litri, che per interventi a livello domestico è già più che sufficiente. Amici del Clan Georgici, i prodotti che stiamo usando e anche questa bellissima, questo bellissimo nebulizzatore li trovate sullo shop online, vendita.pianteonline.it, ormai siete completamente edotti sulla cosa. Ed ecco il povero paziente. Anche qua Stefano, nebulizzazione deve essere fatta attentamente cercando di andare a coprire tutte le superfici. Ambo i lembi fogliari, in questo caso siamo di fronte al nostro paziente che è un esemplare che è di semplice applicazione, perché le foglie sono perfettamente distese, sono ampie, quindi non abbiamo difficoltà. Partiamo sempre col trattamento alla pagina superiore delle foglie e poi grazie anche alla nostra nostro nebulizzatore direzionabile coinvolgiamo anche la pagina inferiore. Trattamento omogeneo, lasciamo asciugare, non occorre che goccioli in maniera copiosa, ma noi per questione di video l'abbiamo fatto, ma in questo momento l'azione acaricida sta per essere invocata. E ti chiedo una cosa, Stefano, io ho visto piccolissimi gli adulti, ci sono anche presenza di uova. Questa miscela può avere anche un impatto sulle uova o comunque quando poi usciranno verranno colpiti? Ma nelle fasi successive noi abbiamo utilizzato gli oli apposta, anche l'uovo respira, utilizzando un mix di oli anche a densità differente vorremmo creare una pellicola che abbia un'azione asfissiante pure per le uova. Gli oli hanno sempre avuto azione anche contro le uova, anche di altri insetti, non solo di acari. A maggior ragione per l'acaro e l'azione asfittica ci aspettiamo, quindi con questa tipologia di miscela coinvolgiamo tutti gli stadi vitali del parassita. Perfetto. Cadenze, cosa facciamo? 10 giorni, 15 giorni, rifacciamo il trattamento? Come abbiamo visto in precedenza, attenzione al clima, se non piove e magari abbiamo anche pacciamato, quindi ci rivolgiamo alle piante del pomodoro che hai citato in precedenza. Poniamo massima attenzione, quindi in prevenzione trattamenti ogni 10 giorni, se ci accorgiamo tardi il problema è in atto, magari facciamo anche 2 interventi a settimana, fino a risoluzione del problema, stimoliamo poi magari la pianta con qualche concimazione fogliare, qualche fitostimolante in modo tale che va a riprendere la sua naturale colorazione e la nostra pianta è protetta. Perfetto, bene, Clan Georgici, non ci resta che ringraziare il nostro amico Stefano che anche oggi ci ha risolto un bel problema utilizzando i prodotti naturali del mio orto bio e quindi abbiamo potuto operare anche in piena sicurezza senza mettere orpelli, guanti e le mefitiche mascherine. Io vi ringrazio per l'attenzione,
Stefano, ti invito a... abbiamo un po' di video da fare insieme perché ci sono diverse problematiche che mi piacerebbe risolvere con la lotta prodotti naturali, perfetto, quindi noi gli amici del Clan Georgici e del mio Orto Bio ci rideremo appuntamento presto su questo canale. Se il video intanto è stato di vostro interesse, ve lo auguro, lasciate un mi piace, se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale, noi vi diamo appuntamento alla prossima lotta. A presto Clan Georgici, a presto amici del mio Orto Bio. Alla prossima, vi ringrazio, un saluto.